Buonasera a tutti. Io sono qui anche in sostituzione di due assenti eccellenti. Purtroppo avremmo voluto dare un taglio scientifico più completo a questo incontro, attraversando sia la tematica dei diritti fondamentali del lavoro, nella sua, diciamo, complessità. Attraversare poi alcuni aspetti che riusciremo fortunatamente comunque a trattare, quali le tematiche legate ai licenziamenti individuali e alcuni aspetti poi legati ai cedolini paga, ahinoi stasera dovremo rinunciare alla questione degli infortuni sul lavoro a causa dell'assenza del collega Uselli. E oggi sono qui per sostituire una persona evidentemente di spessore più elevato del mio, che avrebbe dovuto appunto parlare dei diritti fondamentali dei lavoratori, e quindi ho pensato questa sera di affrontare con voi un dialogo sulla dignità sociale e sui diritti fondamentali dei lavoratori. In apertura di questo incontro ho sentito bellissime parole sulla fratellanza fra italiani e romeni, fratellanza che evidentemente passa attraverso la conoscenza reciproca, e conoscenza significa consapevolezza. Consapevolezza dei diritti, perché in definitiva è ben vero che quella che viviamo è particolarmente la comunità milanese, cioè dei cittadini milanesi, è composta da molte ricchezze, come abbiamo sentito. Ma per convivere, evidentemente, abbiamo bisogno di conoscere i diritti e i doveri senza i quali nessuna convivenza sarebbe possibile. Ecco, la nostra Costituzione, la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore 72 anni fa, ha visto, l'opera dei nostri padri costituenti, mettere il lavoro letteralmente a fondamento di questa Repubblica. Del resto, il nostro articolo 1 della Costituzione recita testualmente che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Quindi il lavoro è considerato il valore fondativo della Repubblica, attraverso il quale evidentemente si realizza la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ecco che quindi il lavoro diventa la tematica che ci consente di stare insieme, perché del resto il lavoro, cari amici, prima di tutto dignità. Dignità intesa non solo nel senso strettamente di dignità personale, ma anche e soprattutto in senso sociale. Un lavoro senza diritti rende il lavoro una merce, e rende una merce alle persone. Abbiamo sentito prima il dottor Sperluaga parlarci appunto di queste problematiche. Quindi solo attraverso il riconoscimento di tutta una serie di diritti il lavoro diventa fattore di benessere e di crescita per la persona e per il paese intero. Per questo ad ogni lavoratore la Repubblica Italiana riconosce e garantisce dei diritti inviolabili, anche e soprattutto nella dimensione lavorativa. La Carta Costituzionale riconosce nel lavoro da un lato un diritto e dall'altro un dovere. La Repubblica si impegna infatti da un lato a promuovere condizioni di effettività del diritto al lavoro che riconosce a tutti i cittadini, però al contempo cristallizza il lavoro come un dovere di scegliere e svolgere un'attività o una funzione finalizzata a cosa? A concorrere al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità. La nostra Costituzione contiene un gruppo di norme che sono poi collocate nel titolo terzo della Costituzione, che concernono la disciplina degli interessi e le esigenze dei lavoratori ritenuti di particolare rilevanza, l'articolo 35 che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, di curare la formazione, l'elevazione professionale dei lavori, di promuovere gli accordi e le organizzazioni internazionali intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Quindi sono tante ancora le norme della nostra Costituzione che riguardano specificatamente il lavoro, ad esempio ancora l'articolo 36, che è una norma di importanza fondamentale della disciplina lavoristica perché fissa i principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione e riconosce al lavoratore il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite. Quindi, vedete, si tratta di qualcosa che a volte si dà per scontato, poi quando manca ci si rende conto di quanto sia importante una retribuzione proporzionale,
una retribuzione che consenta una vita dignitosa. Ancora abbiamo l'articolo 37 che stabilisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Quindi ancora una volta la Costituzione ci parla di un altro elemento importante del lavoro, ancora una volta parliamo di dignità sociale, intesa sotto il profilo del lavoro, quindi la parità uomo-donna sotto il profilo del lavoro. Per tantissimo tempo era la normalità che a parità di mansioni una donna guadagnasse meno. La verità è che sulla carta l'abbiamo abbattuto, ma di fatto è un problema che, smettitemi, ma dubito che possiate farlo, è un problema tutt'altro che risolto. L'importanza poi particolare ancora è, ancora il dottor Sperluaga ci parlava dei sindacati e della forza dei sindacati. Ecco, gli articoli 39 e 40 della nostra Costituzione fissano i principi della libertà sindacale e il diritto di sciopero. Grazie a queste due norme il nostro ordinamento conosce e ha potuto sviluppare fortemente la potenza del sindacato che affianca il lavoratore nella tutela dei propri diritti e abbiamo potuto tutelare il diritto allo sciopero, che è lo strumento attraverso il quale i lavoratori rivendicano i propri diritti senza incorrere in conseguenze che prima dell'entrata in vigore sia della Costituzione che dello Statuto dei lavoratori inevitabilmente avrebbe visto il lavoratore soccombere subendo licenziamenti, ritorsioni. Ecco. Io ho fatto una carrellata, diciamo, delle norme costituzionali, ma la verità è che dal 48 in poi ci sono voluti altri 20 anni per dare attuazione a questi meravigliosi principi, attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento dello Statuto dei lavoratori, cioè la legge 300 del 70, che reca norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori. Ancora la dignità ricorre in questa nostra chiacchierata. Della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Lo Statuto dei lavoratori è il pilastro tra le norme della Repubblica Italiana in tema di diritto del lavoro, al quale poi si affiancano tutta una serie di altre norme di garanzia, come la legge sul lavoro minorile, il testo unico sulla maternità, quello sulla sicurezza del lavoro e molte altre di contenuto poi più specifico. Dall'insieme di queste norme discende l'affermazione di una serie di diritti per il lavoratore. E qui, diciamo, viene un po' il senso, facciamo il confronto con il senso di questo nostro incontro. Cioè, vorrei presentarvi questi che sono una serie di diritti che mi piacerebbe che voi teniate ben impressi nella vostra mente. A cominciare dal diritto alla retribuzione, ve l'ho citato prima, era l'articolo 36 della Costituzione. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Cito ancora il dottor Sperluaga, il primo passo deve farlo il lavoratore. Quando il diritto alla retribuzione è violato, siete voi lavoratori, la prima guardia, il primo argine alla violazione di questo diritto. La cosa importante è che voi sappiate che l'ordinamento italiano questo diritto lo riconosce nella Costituzione, lo riconosce nello Statuto dei lavoratori. È vero, tante volte si accettano condizioni per bisogno, o così o in niente, ma o si trova il coraggio di spezzare questa forma di schiavitù, perché anche questa è una forma di schiavitù, o altrimenti possiamo fare per i prossimi 50 anni incontri come questi, luci bene, una bella bottiglia, qualcosa, non avremo risolto il problema. Quindi il primo passo lo dovete fare voi, rivolgendovi ad associazioni, rivolgendovi ad avvocati, rivolgendovi ai sindacati, perché il diritto alla retribuzione è qua che garantisca al lavoratore una vita dignitosa per sé e per la famiglia, è il pilastro sul quale si fonda qualunque rapporto di lavoro. L'altra questione è l'orario di lavoro, perché si assiste non solo a un problema di retribuzioni insufficienti a vivere, ma anche a orari di lavoro massacranti. La durata dell'orario normale di lavoro in Italia è fissata per legge in un massimo di 40 ore settimanali, poi i vari contratti collettivi nazionali
prevedono una durata inferiore per alcune tipologie, quindi si può scendere fino alle 38 ore. Le ore di lavoro effettuate in più, fino al limite legale di 40 ore, sono poi chiamate lavoro supplementare o straordinario, mentre la vera questione è che la durata massima della prestazione giornaliera, comunque intesa, deve essere, ve lo dico in maniera molto semplice, sostenibile. Questo non solo perché è una questione di dignità, ma anche perché è una questione di sicurezza. Io non posso pensare che chi è venuto dalla Romania in Italia abbia voglia di morire in un cantiere, perché dopo 12 ore in un cantiere ancora non si è riposato. Questo non è accettabile, ma siete voi i primi a non doverlo accettare, perché non ci sarà nessun convegno e nessun avvocato che vi potrà difendere da questo, se non siete voi i primi a ribellarvi. E ve ne dico un'altra: non ci sarà nessun avvocato che vi restituirà la vita. Quindi ancora una volta i primi a dovervi garantire siete voi. La legge italiana vi tutela, pretendete il rispetto dell'orario di lavoro. E non è solo fatevi pagare lo straordinario, pensate alla vostra sicurezza. Il riposo settimanale. Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive. Quindi dopo 6 giorni di lavoro più normalmente un giorno di riposo. Anche qua ci sono state un po' delle rimodulazioni, il riposo è stato nel frattempo rimodulato anche su 2 settimane, quindi ogni 14 giorni. Però, e qui mi richiamo ancora una volta alla questione della dignità. Il riposo settimanale non è solo e soltanto un mi riposo dal lavoro e poi ritorno, ma è qualcosa che serve a voi per vivere la vostra famiglia. Non dimenticate neanche questo. Il lavoro è dignità anche attraverso il riposo. Le ferie e le festività sono stabilite dalla legge e dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, per legge, ciascun lavoratore deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, questo ve lo leggo perché è importante, spero che vi resti un po' in testa, va goduto per almeno 2 settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione e per le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Se non fate questo, le perdete. E la possibilità molto spesso di vedersi pagare le ferie non retribuite comincia a diventare un miraggio, quindi non solo perdete le ferie, ma perdete pure i soldi. Io sto cercando di parlarvi in maniera molto diretta, molto chiara, molto poco tecnica, perché mi piace pensare che il senso di questo dialogo sia quello di trasmettere competenze e consapevolezza. Quindi spero che il messaggio vi sia arrivato. Normalmente le ferie vengono fissate all'inizio dell'anno con la predisposizione del piano ferie che deve essere approvato dal datore di lavoro. In ogni caso la concessione delle ferie, che cercherà di tener conto delle esigenze del lavoratore, contemporandole con quelle aziendali, rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro. Cosa significa? Questo un po' rientra in quello che è la consapevolezza dei diritti e dei doveri. La legge dice avete 4 settimane, 2 le scegliete voi, 2 in buona sostanza il datore di lavoro. Occhio che c'è un preciso potere organizzativo del datore di lavoro, quindi tante volte uno dei problemi che io mi trovo ad affrontare sono questioni legate all'interruzione del rapporto di lavoro, detto brutalmente licenziamento, perché ahimè qualcuno decide che a tutti i costi vuole pigliarsi le ferie, parte dalla Romania, torna quando gli pare e quando torna si trova licenziato. Ecco. Purtroppo è un fenomeno che io vedo di frequente, e al quale poi, insomma, purtroppo non è possibile porre il rimedio che il lavoratore si aspetta. Quindi il diritto alle ferie c'è un contemperamento però di esigenze fra l'esigenza a riposo del lavoratore di godere le sue ferie e le esigenze organizzative del datore di lavoro. Un'altra questione importante, un altro diritto importante è il congedo matrimoniale. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto in occasione del matrimonio, avendo validità civile, ad un congedo retribuito, la cui durata generalmente è stabilita in 15 giorni di calendario. Il godimento di tale periodo di norma inizia in occasione del matrimonio, spetta anche agli apprendisti, quindi dato che molto spesso assistiamo a un abuso dei contratti, per cui troviamo contratti
di apprendistato, dove quel proprio apprendistato non c'è, ecco, ricordatevi che almeno il congedo matrimoniale, anche se siete apprendisti, è un vostro diritto. E un'altra cosa importante, il licenziamento della lavoratrice per matrimonio, intendendosi per tale quello intimato, nel periodo che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni fino a un anno dopo l'avvenuta celebrazione, è nullo. Questo anche nell'ambito del discorso che facevamo prima sulla parità, vede un malcostume in questo paese, per cui non appena la donna dice mi sposo, o e lo vedremo dopo per la sua questione di maternità e paternità, aspetto un bambino, ancora una volta correggetemi se sbaglio, il licenziamento è dietro l'angolo. Ecco. Sappiate che l'ordinamento italiano vi tutela come vi ho detto prima, quindi c'è un periodo proprio di protezione, è nullo il licenziamento intimato per il periodo che ricorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo l'avvenuta celebrazione. La maternità e la paternità. Il testo unico per la tutela e il sostegno della maternità e paternità, è una legge del 2001, la 151, prevede varie forme di tutela in materia, che vanno dal divieto in via generale di licenziamento, divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno del bambino, in certi casi anche per il padre lavoratore. Poi c'è un periodo di garanzia che consente l'astensione obbligatoria dal lavoro e poi c'è un periodo di astensione facoltativa a discrezione della lavoratrice. Poi abbiamo una serie di permessi retribuiti e non retribuiti per l'assistenza e la cura del bambino, con particolare attenzione ai figli portatori di handicap. Protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale viene esercita in caso di adozione e di affidamento. Quindi, come per il congedo matrimoniale, anche per i casi di maternità, sappiate che la legge vi tutela. Davanti al drammatico caso della notizia della gravidanza, cui segue il licenziamento, sappiate che c'è un rimedio. Rivolgetevi ai sindacati, rivolgetevi agli avvocati. Poi c'è un diritto allo studio e più in generale il diritto ai saperi. Il lavoratore non è un mulo. Anche chi sta in cantiere mica è destinato a fare il manovale a vita. È vostro diritto crescere professionalmente. La legge questo diritto ve lo consente. Ancora una volta, il primo passo tocca al lavoratore. Se avete voglia di studiare, fatelo per migliorarvi, per crescere. Sappiate che la legge vi consente di avere dei permessi proprio in ragione dello studio. Se ritenete di poter e di dover crescere professionalmente facendo corsi formativi, chiedetelo, pretendetelo, fatelo, elevatevi, perché il primo passo è il vostro, la legge in Italia ve lo consente. Poi c'è la questione delle malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In caso di malattia o di infortunio sul lavoro viene garantita la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Per essere precisi, per quanto riguarda le malattie, si parla poi di periodo di conforto, per cui a seconda del contratto collettivo nazionale è previsto un periodo di assenza per malattia, prima molto lungo, a seconda sono contratti che arrivano anche a 6 mesi, che vi consentono di stare a casa e curarvi, perché ripeto, non siete i muli del padrone. Nel caso di malattia, il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione, questo ovviamente è possibile solo se c'è un contratto. E ancora una volta cito il dottor Sferruaga, che ho conosciuto oggi per la prima volta, ma li ha centrati tutti perché ovviamente i problemi sono quelli. È previsto dalla legge, se siete malati e state a casa, i soldi ve li devono dare. Non è un regalo del padrone, non è un regalo del datore di lavoro, pretendeteli. Guardatevi le buste paga, fatele controllare. Poi il collega che ci parlerà di cedolini paga evidentemente sarà più adatto di me e vi chiederà meno, spero. Ci sono poi casi in cui l'onere retributivo viene ripartito in caso di malattia, per cui lo Stato ancora una volta si pone però il problema di dire caro datore di lavoro, vai il lavoratore malato. Parte ti aiuto io, un altro pezzo lo metti tu, quindi vedete, è un diritto, nessuno vi sta regalando niente, ogni volta che c'è un diritto, solitamente quando le cose funzionano, lo Stato
privato ci mette anche il suo. Quindi non credete alla barzelletta del lavoratore che dice se stai a casa che costi troppo, non è così. Mi spiace, la parte sugli infortuni sul lavoro credo che meriti e magari cercheremo in uno dei prossimi interventi, nei prossimi diciamo, incontri di farne uno specifico. Purtroppo per i problemi familiari il collega Uselli del foro di Bologna, dei problemi di salute. Siccome l'argomento è abbastanza vasto e molto importante, allora anziché far parlare di qualche cosa e coprire questo pezzo, preferisco trattarlo in un incontro a parte, a sé, anche perché ci sono delle peculiarità che vengono fuori proprio dal quotidiano, cioè proprio dalla pratica, dalla vita di tutti i giorni, che bisogna proprio analizzare nello specifico e rendere doti cittadini romeni di alcune questioni che a mio avviso sono molto importanti. Quindi per questo argomento ci riserviamo in un prossimo incontro di trattarlo in maniera specifica. Ecco, io a questo frangente mi limito, giusto perché insomma la mia intenzione è quella di darvi un po' una carrellata di quelli che sono i diritti dei lavoratori. Per quanto concerne la questione sulla sicurezza del lavoro, sicuramente c'è il decreto legislativo 81 del 2008, poi integrato con la 106 del 2009, che si occupa di tutta una serie di questioni appunto legate alla sicurezza del lavoro quale garanzia del lavoratore. Ecco, io qui mi limito a farvi alcuni esempi. Nel nostro ordinamento la sicurezza sul lavoro è un tema centrale, perché le morti sul lavoro avvengono ogni giorno, ne avvengono troppe. Ancora una volta però vi dico che l'argine siete voi e vi faccio un esempio. Molto spesso il lavoratore romeno è impiegato in quello che tecnicamente si chiama spazio ristretto, quindi viene ad esempio calato nelle cisterne per particolari forme di pulizie, viene calato dall'alto per esempio nelle turbine, penso alle centrali elettriche, viene calato all'interno di condotti che richiedono forme particolari di manutenzione. Ecco, la legge per tutti questi casi prevede da un lato una formazione specifica, ma dall'altro delle norme che il lavoratore bene che conosca, come ad esempio il fatto che ci deve sempre essere un responsabile che stia all'esterno dello spazio confinato. Conoscere norme di questo tipo è davvero, faremo un incontro sul punto e il collega che avrebbe dovuto trattare l'argomento ve ne parlerà sicuramente molto, molto meglio di me, ne va della vostra vita però. Quindi sappiate che la legge prevede quasi sempre come forma di sicurezza la presenza di un altro, proprio un collega, di un lavoratore, una persona formata ad hoc che deve stare al di fuori delle aree ad alto rischio nelle quali si opera. Pretendete sempre la presenza di questa persona, che tante volte fa la differenza tra la vita e la morte, fra un intervento tempestivo e un intervento intempestivo. La legge pone questa cosa come obbligo. Chiaro che se non siete consapevoli di questo, nessuno mai vi potrà aiutare. Quindi spero che vi resti impresso anche questo aspetto. Infine abbiamo il diritto all'attività sindacale, che è un diritto costituzionalmente garantito nel nostro ordinamento, libera la partecipazione sindacale, quindi ogni volta che vi è possibile o siete in luoghi di lavoro non sindacalizzati, il mio invito è quello di sindacalizzarvi, perché da soli non andiamo da nessuna parte. Prima si parlava di problematiche legate a una comunità divisa. Ecco, nel lavoro è uguale, abbiamo un percorso di secoli sia in Italia, ma è un problema che è vissuto in ogni paese, idem in Romania. Lavoratori suoi, lavoratori disuniti sono lavoratori deboli, sfruttati. Quindi il diritto ad avere una tessera, a partecipare ad attività sindacali anche senza avere una tessera, sappiate che è garantito dalla Costituzione, pretendetelo, e quando qualcosa non va in azienda, pretendete l'intervento dei sindacati, fateli venire, confrontatevi, parlate, non è tacendo che risolverete i problemi. Il sindacato in Italia c'è, l'attività sindacale in Italia è forte, ci sono tante sigle,
ovviamente non stiamo certo qui a dirvi che una è più bella dell'altra, la cosa importante è avere la consapevolezza di un vostro diritto e usatelo, perché è vostro. Poi, e qui spero che tanti seguano l'esempio di chi ha aperto questo incontro, l'aspettativa per cariche pubbliche elettive. Se per caso qualcuno di voi dovesse diventare sindaco o quant'altro, ecco, sappiate che avete diritto, una volta che siete eletti con un'assemblea pubblica, il Parlamento nazionale, un sindaco, l'articolo 51 della Costituzione dice chiaramente chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. In tal modo la Costituzione risponde all'esigenza del lavoratore di partecipare all'attività politica del Paese e di conservare il proprio rapporto di lavoro. Tante volte poi si pongono problemi legati al sostegno al reddito. L'azienda è in crisi, ho perso il lavoro, ecco, penso che su questo forse siete un pochetto più ferrati, ricordatevi che il nostro ordinamento prevede l'indennità di disoccupazione. Ricordate che quando le aziende vanno in crisi esistono istituti come la cassa integrazione guadagni, quindi quando le aziende sono in crisi state dietro i sindacati, perché ci sono strumenti che vi garantiscono, nonostante la crisi dell'azienda, che magari addirittura arriverà a chiudere, ma prima di arrivare a quello l'ordinamento italiano mette a disposizione del lavoratore tanti strumenti di sostegno al reddito, come la cassa integrazione guadagni, attraverso la quale in buona sostanza è uno stipendio un po' più ridotto, ma è sempre meglio che stare a casa perché il padrone ha tirato giù la sala cinesca e intanto che risolve i guai e i debiti il lavoratore piange, no? Ecco. Infine ricordatevi il divieto di discriminazione, l'ho lasciato apposta per ultimo. Tante sono le normative di riferimento, tante sono le norme, tanto più evidentemente il problema c'è ed è forte perché si manifesta sotto mille profili. Andiamo dal divieto alla discriminazione di genere, al divieto di discriminazione basata sull'età, sull'orientamento sessuale, sulle discriminazioni religiose. Ecco. Ricordatevi che nonostante quello che sta accadendo ai diritti dei lavoratori, nonostante lo smembramento del famoso articolo 18, quello di tutela di reintegra del posto di lavoro, ecco, per esempio, quando un licenziamento avviene per scopi discriminatori è ancora possibile la reintegra. Sono cose che pochi sanno e siate forti di questo diritto. Ogni lavoratore subordinato poi ovviamente ha anche dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro che integrano l'obbligazione lavorativa perché chiaramente specificano le modalità della prestazione lavorativa stessa. In primis c'è un dovere di diligenza e questo è stabilito dal 2104 del Codice Civile. Con dovere di diligenza si intende l'accuratezza e l'impegno che il lavoratore deve mettere nella realizzazione della prestazione, fornendo al datore di lavoro un metodo di valutazione oggettivo rispetto al suo operato. Io so che per esempio nell'ordinamento romeno esiste una forma specifica di licenziamento proprio legata più con una, come dire, mascherata da diligenza, ma qualcosa che oggi stiamo conoscendo in termini di produttività. Quindi se non mi produce abbastanza, se non me lo fai, ti lascio a casa. È una forma specifica di licenziamento. Beh, questo ce l'abbiamo un po' anche noi. Il 2104 appunto comunque vi impone questo dovere di diligenza. Nell'ambito del dovere di diligenza vi è la collaborazione. Ecco, io tante volte mi ritrovo a dover fare risolvere delle questioni legate proprio a questa questione, quindi il dovere di collaborazione. Tante volte in cantiere, in fabbrica, in catena si pensa di poter fare tra virgolette di testa propria perché penso che lo posso fare meglio, perché penso che la mia idea sia migliore. Ecco, ricordatevi sempre che in virtù di questo dovere, che poi è anche collegato al dovere di obbedienza, le disposizioni del datore di lavoro vanno osservate e siete tenuti a collaborare con il datore di lavoro che ha comunque un potere importante, perché insomma, parliamoci chiaro, l'azienda è la sua, deciderà lui come farà fare tutte le cose.
Infine, il dovere di fedeltà, per cui il dipendente deve mantenere un comportamento fidato rispetto al titolare dell'impresa, tutelandone in qualsiasi modo gli affari. Quindi non deve porsi in concorrenza con l'imprenditore per cui lavora, deve evitare di creare pregiudizio all'attività in cui egli stesso è cointeressato per mezzo del contratto di lavoro. La violazione di questo diciamo, dovere di cui vi ho parlato determina poi in capo al datore di lavoro un potere fondamentale, che è quello di sanzionare il dipendente, può arrivare sino al licenziamento, ma di questo vi parlerà poi più diffusamente il collega avvocato Cantù. Negli anni molti però di questi dei principi sono stati indeboliti dal susseguirsi di norme, perché nella carrellata che vi ho fatto, ma vorrei che fosse sfuggito una cosa, mi sono fermato negli anni 70. E se penso alle ultime riforme, vi dico il Jobs Act, la riforma Fornero, che sono due norme importanti che hanno visto disciplinare i licenziamenti, il sistema pensionistico italiano, e l'hanno fatto in modo peggiorativo. Alla luce appunto di queste norme e alla luce di un interessante percorso di consapevolezza di rango europeo, uno dei più importanti sindacati in Italia, che è la CGIL, ha nel 2016, quindi all'indomani del Jobs Act, pensato di ripensare, scusate il gioco di parole, il sistema previsto dallo Statuto dei lavoratori, e ha pensato la Carta dei diritti universali del lavoro. Ha depositato un ambizioso disegno di legge, peraltro in occasione dei 110 anni della CGIL, che è pensato un po', ha avuto il sostegno di 1.150.000 firme da parte dei cittadini italiani. In questo disegno di legge si è pensato, oltre a rimodulare in maniera un po' più armonica, diciamo, tutta una serie di diritti sparsi nelle norme che io un po' elencato finora, sono interessanti alcuni aspetti che per la prima volta nel nostro ordinamento stanno iniziando ad affacciarsi. Sono il diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale, perché tante volte, soprattutto per esempio per le donne, questo è un problema e ci si trova a dover scegliere tra fare la mamma o fare carriera. Questa è una cosa che il resto d'Europa, il centro e il nord d'Europa ha affrontato da tempo, noi, ai noi, siamo ancora davvero indietro. Quindi per la prima volta si parla in maniera seria di conciliazione tra vita familiare e vita professionale, un diritto all'adeguata tutela pensionistica, perché ad oggi la pensione sociale non basta, e ci sono addirittura delle categorie, e questo i colleghi mi possono dare conferma, voi pensate che persino gli avvocati, se pagano il minimo di contributo alla cassa previdenza avvocati, pigliano meno della pensione sociale. Quindi abbiamo delle abnormità nel nostro ordinamento che non sono più tutelabili, quindi bisogna iniziare a pensare a una pensione minima di dignità per tutti, dalla quale poi andare a salire. E il diritto a soluzioni ragionevoli in caso di disabilità o di malattia di lunga durata, per cui la malattia è una condizione e la disabilità è una condizione dell'uomo, e se è vero che il lavoro è dignità, se è vero che l'uomo si realizza anche attraverso il lavoro, allora bisogna iniziare a pensare al malato e o al disabile non come a un peso, ma come a un essere umano che vive una condizione che deve trovare una sua collocazione produttiva nella società, con tutti i limiti del caso e con tutti. Contemporaneamente, e arrivo a chiusura, sono stati depositati in Corte di Cassazione tre quesiti referendari che accompagnano la proposta di legge di cui vi ho parlato, e sono uno, quello legato alla cancellazione del lavoro accessorio, un altro sulla reintroduzione della piena responsabilità solidale in tema di appalti, perché chi vive la vita di cantiere, per esempio, sa che tante volte il lavoro viene dato in appalto, chi vi ha assunto vi saluta, l'appaltatore si ritrova il lavoro fatto e poi non vi paga nessuno. Più semplice di così non ve la potevo spiegare. Nel nostro ordinamento ci sono dei sistemi che pongono un rimedio a questa situazione, però con questo disegno di legge si vuole creare un sistema un po' più unitario, più fluido e più forte. E infine una nuova tutela reintegratoria del posto di lavoro che supera addirittura l'articolo 18 e pensa a una tutela reintegratoria anche per le aziende sopra i 5.
Io spero di essere riuscito a fornirvi non solo un quadro generale sui diritti e sui doveri dei lavoratori, ma soprattutto spero di avervi trasmesso un po' di consapevolezza sul fatto che l'ordinamento italiano vi offre degli strumenti per far valere i vostri diritti. Quindi ogni volta che vedrete violato il vostro diritto, un'equa retribuzione, ogni volta in cui in cantiere non trovate le misure adeguate per la vostra sicurezza, ogni volta per qualsiasi ragione sarete discriminati, ecco, spero che vi ricordiate di questa nostra chiacchierata e troviate la forza di rivendicare la vostra dignità di donne e di uomini liberi. Siete venuti in Italia per essere donne e uomini liberi, rivolgendovi alle associazioni come la Maglia, piuttosto che allo sindacato o comunque allo legale. Grazie a tutti.